Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi vi vorrei parlare di una cosa che è uscita ultimamente sul web, ovvero il famoso Audi 8D. L'Audi 8D non è niente di esoterico, è semplicemente quella tecnologia che viene utilizzata da tanti anni nel cinema, cosiddetto surround, ovvero la possibilità di decidere quando facciamo il mixaggio in 5.1 o 8.1, quello che volete, decidere dove mandare i vari segnali dell'audio. Quindi, non so, magari la batteria centrale, le chitarre molte ai lati, i fiati dietro. Quando voi siete al cinema, se vi accorgete, ci sono dei rumori che ci sono dietro, dei rumori che arrivano da un lato. Benissimo, questa tecnologia è quella che è chiamata 8D, volgarmente. Non c'è niente di esoterico, l'ho già detto su una mia diretta Facebook, ma è semplicemente un lavoro di panning e di fasi. Come otteniamo questo effetto a casa? Ora, la tecnologia ci viene molto molto incontro. Io faccio una premessa, questi video li sto facendo da casa, non sono nel mio studio, dove ho molta più attrezzatura, ovviamente più professionale, ma ho dovuto arrangiarmi perché questo video è registrato a marzo 2020. E in marzo 2020 sapete benissimo che attualmente l'Italia è in uno stato di quarantena per colpa del Covid-19. Quindi mi sono dovuto attrezzare per creare una sorta di home recording molto molto base, senza cose stratosferiche, per realizzare dei video e continuare a lavorare su produzioni o mixaggi quando mi viene richiesto. E per fare questi video, lo ripeterò spesso in questi video realizzati durante questo periodo, sto utilizzando un microfono della Levit, l'LCT 240 Pro, microfono condensatore adatto per podcast, registrazioni vocali. Ne ho parlato sul blog di Triora Production, di questo marchio con cui sto collaborando da qualche mese. Grazie a Frenexport che mi ha dato in concessione dei microfoni da utilizzare, da testare e mi sta permettendo di lavorare anche sui miei canali YouTube e quant'altro. Poi sto entrando dentro una scheda audio della Behringer, l'UMC22, che è una scheda audio base con due ingressi, un microfonico e uno di linea. E poi per controllare la mia DAW, che è Logic Pro 10, una delle DAW che utilizzo perché ho anche Pro Tools, e un vecchio Icon Qcon Lite che va benissimo per realizzare questi video, mi serve più che principalmente per spostarmi avanti e indietro nella DAW, andare a far partire e fermare e quant'altro. Come ascolti, per questo video sto usando delle cuffiette della Apple, dico la verità. Se no, normalmente ho delle casse della Live Audio, l'SC203, tutto pilotato dal mio Mini Mac, che ormai è storico, con cui lavoro da un po' di anni, tranne in studio, che è quello un po' più potente, un po' più performante. Detto ciò, parliamo di 8D. Come creiamo questo 8D? La Sennheiser, azienda tedesca, ci mette a disposizione questo plugin, che si chiama Ambeo Orbit. Cosa fa l'Ambeo Orbit? L'Ambeo Orbit semplicemente ruota, fa un panning del suono e in più fa anche questa cosa che è l'elevation, praticamente sposta le fasi, detto molto volgarmente. Però bando alle ciance e vi faccio sentire che cosa fa questo plugin. Staccherò il mio microfono, poi parliamo dopo, facciamo le conclusioni. Thank you.
Terminata questa breve. Vi chiedo scusa se purtroppo non è potentissimo questo computerino, quindi ha fatto un attimo di. Ha avuto un problema perché sto usando un progetto col quale stiamo lavorando con Matteo Sabetta. È un progetto per un corso che uscirà su un corso, dei video di spiegazione di mixaggio fatto completamente con strumenti virtuali presenti in Logic. Quindi. E vi chiedo scusa se ha crashato. Comunque, tornando al nostro simpatico Orbit, avete visto? Allora, consiglio, me lo metterò grosso, enorme all'inizio. Ascoltate in cuffia questo video. Perché ascoltare in cuffia questo video? Per il semplice fatto che in cuffia verrà sicuramente meglio il risultato perché è più diretto verso le orecchie puntate dentro il padiglione. In realtà quello che è importante appunto è ascoltarlo in cuffia e non sulle casse, perché le casse fanno lavorare la stanza dove siete. Quindi facendo lavorare la stanza vi trovate a sentire non perfettamente l'effetto, ma sentirete anche un po' di riflessione della stanza e non vi darà l'idea generale dell'effetto. Quindi semplicemente con questo plugin. Voi potete prendere qualsiasi canzone che volete, qualsiasi brano, potete fare il giochetto del famoso 8D. Ripeto, l'8D non è niente di esoterico, è semplicemente una rotazione del panning stereo con anche rotazione di fase. Detto questo, spero che vi sia piaciuto. Vi chiedo di iscrivervi sempre se potete al mio canale, lasciare un like, un commento e nei commenti se volete che trattiamo in questo periodo altri argomenti relativi all'audio, compressori, equalizzatori e quant'altro, in maniera molto easy da home recording. Quindi, per tutti quelli che si vogliono avvicinare al mondo della registrazione e del mixaggio facendolo da casa. Mi farebbe piacere ricevere un vostro feedback e magari avere un lavoro insieme, fare un lavoro insieme per quello che riguarda l'home recording. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e come sempre l'augurio di una buona giornata e restiamo a casa in questo periodo, usciamo il meno possibile. Ciao a tutti.